Allora, io ho pensato a questo paragone. Allora, immaginiamo che una città sia invasa dai topi e questi topi portino una malattia molto pericolosa. Per reagire alla malattia, il sindaco decide di introdurre, le autorità sanitarie decidono di introdurre in città dei gatti. Ora, è chiaro che nel paragone l'emergenza sanitaria dei topi è il Covid e i gatti sono i vaccini. Quindi le autorità introducono tre tipi di gatti: gatti neri, gatti bianchi e gatti grigi. E all'inizio le cose vanno piuttosto bene, i gatti cominciano a ridurre il numero dei topi, ma poi succede che un giorno, mentre guido la macchina, mi attraversa la strada un gatto nero e dopo un piccolo percorso aggiuntivo faccio un grave incidente. Allora bisogna capire la relazione fra il gatto nero e l'incidente, fra il vaccino e l'evento avverso che mi è accaduto. Molto probabilmente il povero gatto con l'incidente non c'entra nulla, ma è anche possibile che io abbia fatto l'incidente perché mi sono distratta, perché sono molto interessata ai gatti e quindi quel gatto ha preso la mia attenzione. Oppure magari quello era un gatto veramente strano e mi sono distratta per questo. Questo significa, per esempio, che io potrei essere particolarmente sensibile a un farmaco, oppure potrei aver avuto una dose di farmaco che non era, adeguata. Quindi bisogna fare un'analisi delle modalità dell'incidente e del gatto per escludere questa ipotesi. L'altra ipotesi è che effettivamente tutti i gatti neri in quella città causino incidente, quindi siano un pericolo di per sé. Ogni volta che attraversano la strada a chiunque, quella persona dopo un po' di tempo può fare un incidente. Ora, questa è la prima ipotesi che può venire in mente a molte persone, ma dobbiamo riconoscere che è anche la più improbabile e quindi ha bisogno di essere accertata scientificamente. Se nel tempo in cui io faccio gli accertamenti rimuovo tutti i gatti neri dalla città, beh, devo essere preparata al fatto che il numero di topi aumenterà. Quindi rinunciando a un vaccino, io automaticamente ammetto la possibilità di vedere crescere il numero di contagi. La logica illuminante di Barbara Gallavotti. Senta, dottoressa, nella storia è mai successo che un vaccino venisse sospettato di causare morti che invece erano dovute ad altre cause? Restiamo nella storia molto recente perché all'inizio di questa campagna di vaccinazione, per esempio, c'è stato un momento di preoccupazione, mi pare in Norvegia, perché avevano deciso di iniziare le vaccinazioni da persone molto anziane e molto fragili. Nel gruppo delle persone vaccinate si sono registrati 30 decessi. Ovviamente c'è stata una comprensibile preoccupazione, però questi 30 decessi rientravano perfettamente nel numero che ci si poteva attendere in una categoria di persone così fragili e quindi la farmacovigilanza ha fatto il suo ruolo e ha deciso che queste morti erano dovute ad altre cause, quindi la vaccinazione è proseguita. In un passato recente, ma non recentissimo, andiamo verso il 2014, ci fu una campagna di vaccinazione per l'influenza in Italia, ma quattro delle persone vaccinate purtroppo morirono. E allora ci fu una grandissima preoccupazione, moltissime persone decisero di non vaccinarsi, ma poi quelle morti si capì che erano dovute a tutt'altre cause e nel frattempo molti non si erano vaccinati con tutti i rischi connessi. Però alla fine è inutile che nascondiamo la testa sotto la sabbia, lo sappiamo che qualsiasi farmaco può avere degli effetti indesiderati e anche gravi, e saremmo tutti contentissimi di non dover prendere nessun farmaco e in particolare di non doverci vaccinare contro il nuovo coronavirus. Però, siccome il nuovo coronavirus c'è, è una fortuna che abbiamo tre vaccini che sono considerati efficaci e sicuri. Sicuri vuol dire che gli effetti collaterali a cui ci espongono sono estremamente più tollerabili e meno gravi di quelli a cui ci espone il fatto di poterci contagiare con il nuovo coronavirus. Questo ovviamente a meno che quando la sorveglianza non dimostrerà il contrario, cosa che però non è ancora accaduta. Sento tutto.